Ciao a tutte e tutti, sono Marco Sioli, insegno storia delle Americhe alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano, la statale. Ho al mio attivo diversi libri, ma questo è l'ultimo, dedicato a Central Park. Central Park è un'isola di libertà ed è un mio percorso personale nel parco di Manhattan, l'isola verde dell'isola di cemento e acciaio che è appunto Manhattan, ma è anche un viaggio nei luoghi che hanno segnato il successo del suo fondatore Frederick Law Olmsted. I suoi documenti parlano chiaro: lui intendeva Central Park come uno spazio esteso di libertà per tutti i cittadini di New York, quindi voleva creare un middle ground che avrebbe permesso qui un incontro tra ceti subalterni e l'elite per costruire un progetto democratico e repubblicano. Era un progetto tanto caro anche a Walt Whitman, che del parco era un grande frequentatore. Quindi è soprattutto in ogni caso un mio viaggio personale in tutti i progetti di Olmsted. Olmsted era un difensore degli ambienti naturali. Ad esempio, solo grazie a lui abbiamo salve le cascate del Niagara, altrimenti sarebbero state intubate e depredate dalla produzione di elettricità. Quindi questi progetti sono diversi. Seguire la fondazione di Central Park vuol dire anche in un momento coevo pensare a Prospect Park a Brooklyn, Brooklyn e Manhattan, che poi verranno unite nella grande New York, ma unite anche effettivamente con il ponte di Brooklyn, un altro dei grandi progetti ottocenteschi negli Stati Uniti. Quindi dicevo, un viaggio che va da Central Park a Prospect Park e quindi a Boston, dove c'è un Emerald Necklace, quindi di fatto una dimensione di verde che viene a salvare quegli piccoli spazi della città ormai soffocati da quelli che sono i playground, che poi diventano anche stadi per giocare magari il baseball. Ecco dunque che da Boston ci spostiamo a Niagara Falls, dove ritroviamo gli stessi nomi che sono stati pensati per Central Park e per Prospect Park. Infatti, alle cascate del Niagara troviamo Prospect Point, riuscire ad arrivare giù in basso per vedere una miriade di acqua che ti viene verso di te. Dunque un difensore della natura e altrettanto un difensore degli spazi di libertà. Dunque seguitemi in questo viaggio e anche voi ripensate al ruolo di Central Park nella storia degli Stati Uniti, nella storia delle città, ma anche nella storia nostra.